questo al massimo male. Due. Dove? Al massimo, sì. Non ci si passa mai sogno? Acquista note evolutive troppo forti, no? Troppo ossidative. Dai il massimo dell'espressione nell'arco dei due anni. Questo invece è un prodotto di punta della cantina. È un passito, quello dell'uva è un appassimento, è uno Chacquetrat delle Cinque Terre. Questo dura anche 30 anni. 30 anni? Anche. Wow. 30? Anche. Migliore dopo minimo 3 anni. Si apprezza il frutto, no? Varietale. Dopo 3 anni, fino a 10, è una nota di evoluzione molto interessante. Qualcuno lo invecchia anche oltre i 20 anni. Ora la pregunta è questo vino che vende nel 96, nel shop. Sì. Nel 1985. Sì, esatto. Cioè che sono adesso sono tipo di sì. Enoteca. Prezzi molto alti. Muy interesante para que tengamos en cuenta. Sí. Gracias. Muchas gracias mille. Gianno Paul, ¿sí? ¿No? ¿Cómo? ¿Tocchiamo? Gianfranco. Gianfranco, ok. Gracias mille. Okay. Entonces aquí tenemos al encargado de toda la fábrica. Nos va a explicar las tres clases de uvas. ¿Cuántas clases de uvas hay? Son tres variedades autóctones, locales, quindi. Bosco, Albarola y Vermentino. Sono tutte varietà a bacca bianca, quindi il vino locale. Vino locale, 5 Terre DOC. Okay. Grazie. E che è questo allà? È il locale imbottigliamento. Questa è la fabbrica della imbottigliatora. Qui viene esattamente. Questa è. Pueden ver que podemos ver la embotelladora. Esto es lavaggio. Pone las tapas. Lavaggio. Con agua. Riempitrice. Vino. Tapatore. Y las uvas allá. ¿Quién ha messo l'uva? Aquí está la botella. ¿Dónde? La pueden ver. Fa un inoculo de buona roba da mano. Lavatrice. Etichettatrice. Ah, la stampa. Volete qualche testo che devo portare? Questo è il vino che queda al final. Questo è bonito. Questo vino, mira là. Sono piatto di un po' con le batterie di cuore. Oh la la! Fina. Come varietà. Ok, buonissimo. Entonces, muchísimas gracias. Grazie. Buona vacanza. Dopo si travasa e va in fermentazione. 15 giorni. E la fabbrica di uva si encuentra en la parte de arriba de toda la parte de arriba de Italia. Ustedes pueden ver en el mapa que les voy a mostrar ahora. Y acá podrán ver ustedes toda la fábrica de uvas espectacularmente. Recomendado para visitar. Ustedes pueden ver sus maquinarias, espectacular. Y cada tanque de ellos mantiene una temperatura de 0 grados, como ustedes pueden ver acá la fecha del vino. Y todos los tres, cinco terras tienen tres clases de vinos. Y las tres clases de vinos nos va a recomendar